Bene, buonasera, ringrazio gli amici della Matesis di Bergamo per l'invito. Il tema che vorrei trattare, insomma, una chiacchierata, ha questo titolo che poi cercherò appunto di illustrare meglio più tardi: Matematici scrittori tra Hilbert e Poincaré. Però per cominciare vorrei prendere spunto da una citazione. In realtà mi scuso in anticipo, di citazioni ne seguiranno molte, al limite proprio per provocare forse una crisi di ricetto, ma comunque un senso sotto tutto questo c'è. La citazione è di Brauer, quindi di matematico, pensatore, filosofo della scienza dell'inizio del Novecento. La matematica non è né più né meno che la parte esatta del nostro pensiero. Ma a parte la situazione, quando, se ci concentriamo appunto su chi ha pronunciato questa frase, Brauer appunto, il suo nome spesso lo si collega, anzi facilmente lo si collega al cosiddetto intuizionismo di cui lui fu uno dei padri, se non l'esponente principale. Ora, per carità, non abbiate paura, non è che voglia mettermi a spiegare che cos'è l'intuizionismo, anche perché in fin dei conti l'ho poco chiaro anch'io. Però, se non altro, la parola intuizionismo richiama una più semplice, che è intuizione. E a proposito di matematica, introduce una questione che è vecchissima e anche attualissima, e cioè se in matematica, nella ricerca della matematica, ma anche nell'insegnamento della matematica, debba prevalere appunto l'aspetto intuitivo, l'invenzione, la scoperta, contatto con la natura, oppure il rigore del pensiero, il potere della mente. Dal punto di vista appunto didattico, credo che l'argomento sia stato trattato in tempi andati, sicuramente da Platone in certi suoi dialoghi, riferito proprio alla matematica. Però è un discorso che ancora oggi naturalmente si pone, appunto, a proposito, se non altro, della didattica della matematica nel ciclo primario, ma anche dopo. Cioè, ragazzi, la matematica va presentata abituandoli a ragionare in modo severo, rigoroso, oppure come gioco, se possibile, come scoperta, come invenzione personale. Ci sono argomenti a favore e contro dell'una e dell'altra posizione, ma non dico specificamente per il discorso dell'educazione matematica. Nella riflessione su che cosa è la matematica, questo dilemma, questa antitesi, intuizione contro rigore, invenzione contro logica, sicuramente si propose all'inizio del Novecento e in qualche maniera vessilliferi dell'una e dell'altra posizione si possono ritenere due grandi matematici dell'epoca. Poincaré, francese, che potremmo in qualche maniera pensare a un paladino dell'intuizione, come vedremo, e David Hilbert, tedesco, che invece può rappresentare la versione opposta, ammesso che abbia senso, insomma, cercare nella scienza, nel dibattito sulla scienza, abbia senso, insomma, individuare posizioni così rigide. Comunque, ecco, Poincaré e Hilbert sono certamente accomunati dall'epoca in cui vissero e operarono, anche se Hilbert era un pochettino più giovane. Certamente sono accomunati dall'amore per la matematica, grandi matematici entrambi, ma e tutti e due, come si può dire, penetrati dal loro lavoro. Ci sono pagine molto belle di Henri Poincaré in Scienza e Metodo, famose, citate, in cui si dice appunto, come leggiamo, l'uomo di scienza non studia la natura, però, perché è utile, la studia perché ci prova gusto, e ci prova gusto perché la natura è bella. Quindi c'è il senso di questa bellezza, forse un po' nascosta, particolare, per iniziati, una bellezza intellettuale. E tuttavia una bellezza a tutto tondo. Questa è la posizione di Poincaré, ma Hilbert, più o meno dice le stesse cose.
Anche questo è un saggio famoso, l'ultimo di Hilbert, Conoscenza della natura e logica, in qualche maniera inteso come il suo testamento spirituale, intellettuale, scientifico. Ecco, scrive Hilbert, noi non riusciamo a dominare una teoria scientifica della natura finché non riusciamo a coglierne il nucleo matematico, quindi l'importanza della matematica per comprendere ciò che ci circonda. E ancora, l'unico scopo di ogni scienza è l'onore dello spirito umano. Un po' retorico, ma il concetto mi sembra chiaro e condivisibile. Semmai, ecco, c'è questa distinzione che già in qualche maniera traspare rispetto a Poincaré. Da questo punto di vista, scrive Hilbert, un problema della teoria pura dei numeri, dell'aritmetica, un problema a quei tempi si potrebbe dire astratto, della parte più astratta allora della matematica, allo stesso valore di un problema che serve per le applicazioni. Oggi sappiamo che la teoria dei numeri ha, lei sa pure, le sue applicazioni, per esempio, quelle ben note alla crittografia. Ma continuiamo. C'è una polemica che sorge tra Poincaré e Tolstoi. Tolstoi è lo scrittore russo, Leone Tolstoi, il quale aveva sostenuto che la scienza si deve lasciar guidare dall'utile. E Poincaré si ribella. L'utile è solo ciò che rende l'uomo migliore. Ci sono parole molto forti, anche attuali se vogliamo. Basta aprire gli occhi per rendersi conto che tutte le conquiste dell'industria che hanno arricchito un così gran numero di uomini pratici non sarebbero mai state realizzate se fossero esistiti soltanto questi uomini pratici e non fossero stati preceduti da pazzi disinteressati, morti in miseria, lo scienziato in qualche maniera, che non hanno mai pensato al profitto e ciò non di meno, avevano una guida diversa dal proprio esclusivo capriccio. Questi pazzi hanno risparmiato ai loro posteri la fatica di pensare. Ecco, Hilbert sottoscrive, cita e sottoscrive queste parole di Poincaré, quindi i due possono ritenersi in sintonia sotto questo aspetto. Ci sono anche delle espressioni di rispetto e di stima che i due si scambiano. Ricordate che Hilbert era un pochino più giovane e quindi, insomma, gli è quasi doveroso celebrare Poincaré e riconoscere che è il più brillante matematico della sua generazione e anche al stesso tempo in modo profondo fisico e astronomo. E viceversa, Poincaré tributa a Hilbert in qualche maniera qualche rispetto, ad esempio della opera famosa e innovativa di Hilbert alla fine dell'Ottocento, I fondamenti della geometria, in cui il punto di vista euclideo veniva ripreso ma rivoluzionato in modo assolutamente astratto, rigoroso, preciso. Bene, Poincaré riconosce a proposito di quest'opera che essa è giustamente ammirata e più volte premiata. Ecco, quindi un altro motivo di una comunione tra i due, una condivisione di orizzonti. Ma ecco, fermiamoci qui perché questi stessi fondamenti, che in qualche maniera nelle righe precedenti avevano meritato il suo elogio, Poincaré poi confessa che non li avrebbe mai raccomandati a nessuno dei suoi studenti, anzi, dice, potrei anche farlo, tanto non ci capirebbe nulla. Perché? Perché sono troppo astratti. E, insomma, lo studente non sarebbe capace di procedere oltre. E viceversa, anche Hilbert rimprovera a Poincaré delle infelici concezioni, diciamo così, che ostacolano il progresso della matematica intesa appunto in senso astratto. Insomma, non sono evidentemente attriti di poco conto, testimoniano certamente una diversa sensibilità di fondo. A questo proposito, un altro matematico, autore di libri e di riflessioni, Ulam, un suo libro abbastanza diffuso, non so se anche adesso, ma insomma uscì in un'edizione italiana una decina, forse poco più di anni fa, Avventure di un matematico, non di una matematico, scusate, c'è un errore di stampa qui, un matematico. Bene, Ulam dice, perché Poincaré era
sostanzialmente un fisico, conosceva molta fisica. Hilbert sì, era ben a corrente della fisica, dell'evoluzione della fisica, tant'è vero che qui lo vedete a fianco di Einstein in un francobollo che li celebra entrambi, è un francobollo che parla della teoria della relatività, perché? Perché si dice che Hilbert certe volte precedette Einstein su certi aspetti della teoria della relatività. E tuttavia, sostiene Ulam, Hilbert non era così portato alla matematica pratica, ha scritto delle cose importanti sulla tecnica, sulla logica e la fisica, ma non aveva un proprio intuito in materia. Ecco, se si volesse quindi azzardare una differenza tra i due, forse esagerando un pochettino, ma comunque tanto per intendersi, potremmo prendere a prestito, sempre da Ulam e sempre dalle avventure di un matematico, questa situazione qui. Ammettiamo di vedere una vetrina di un negozio in cui compare l'insegna qui si lava la biancheria. E la domanda è che negozio è quello con questa insegna in vetrina? Risposta del fisico che guarda la realtà: è un negozio di lavanderia. Risposta della mente astratta: è un negozio di insegne di negozi. E quindi, essendo un negozio di insegne, può benissimo ospitare nella sua vetrina un'insegna, nel caso specifico di una lavanderia. Ecco, c'è la corrispondenza con la pratica, da un lato, e così la capacità di riflettere, di pensare, e in questo modo di esplorare vie in qualche maniera inattese. Ripeto, è forse esagerato riferire a Poincaré e Hilbert le due visioni, insomma. Credo che siano ben presenti entrambe, sia all'uno che all'altro, ma comunque questo tentativo di cercare di spiegare una qualche differenza. E allora cerchiamo appunto di capire le due concezioni differenti, così come sono testimoniate dall'opera, dai saggi scritti dall'uno e dall'altro. Poincaré, diciamo, contro la logica, a sostegno, contro i troppi ragionamenti, a sostegno dell'intuizione, e viceversa Hilbert a favore di un ragionamento sottile, di un ragionamento potente, di un ragionamento rigoroso. Poincaré quindi predice il primo punto di vista, è pesantemente critico contro un rigore fine a se stesso, e qui vedete alcune citazioni che possiamo comunque leggere e commentare. La prima: la logica talvolta genera mostri. Quindi non viene a mente, no, Goya, il sonno della ragione, il sogno della ragione genera mostri, no. In questo caso qui non è il sonno, ma l'esercizio della ragione, l'esercizio eccessivo della ragione che genera mostri. E la logica non ci dà ali per volare, ma ci dà soltanto le dande. Ora le dande non so se si usano ancora, ma sarebbero quella sorta di cordicelle per tenere i bambini che camminano, per smuovono i primi passi e evitare che cadano. Ecco, la logica non fornisce ali, ma dande, ed è sterile se non è assistita dall'intuizione. La matematica, se si affida sulla logica, è un cavacervo arbitrario di inutili sottigliezze. E questi logici, con tutte le loro leggi che bisogna rispettare, pretendono di imporsi non solo a noi, ma alla natura e al creatore. I veri comandamenti, insomma, sono quelli della logica. E invece, appunto, sostiene Poincaré, è l'intuizione che serve a colmare l'abisso che separa il simbolo matematico dalla realtà. E a proposito di matematica e letteratura, leggiamo anche questo: un matematico senza intuizione è come uno scrittore che è ferrato in grammatica, ma è assolutamente mancante di ispirazione e di idee. A proposito di intuizione, ecco, mi piace citare Adamar lo conoscete, matematico francese, soprattutto famoso per il teorema dei numeri primi, no? Il teorema di Adamar de Lavallée-Poussin, lui francese e l'altro de Lavallée-Poussin belga, alla fine dell'Ottocento provarono quel teorema, congetturato da Gauss un secolo prima, su come i numeri primi si distribuiscono. La funzione che a ogni x associa il numero dei numeri primi minore o uguale a x, asintoticamente,
si comporta, quando x tende a più infinito, come x fratto il logaritmo in base di x. Quindi è un teorema molto bello, profondo. Ma qui Adamar si interessa di tutt'altra cosa. Si interessa in qualche maniera di come un matematico partorisce, concepisce i suoi teoremi, compreso eventualmente anche quello sui numeri primi. È l'invenzione che in qualche maniera ispira tutto questo. È l'invenzione a suo modo è indirizzata dal senso della bellezza. Adamar individua quattro momenti diversi nella ricerca matematica. Uno è la preparazione. L'interessato studia un certo argomento, cerca un po' di capire, legge ciò che è già stato scritto a suo proposito. E poi l'incubazione. Si cerca un pochettino di rimuginare tutto questo, di farlo proprio, di assorbirlo, di cogliere l'essenziale. E poi, nei casi fortunati, l'illuminazione, il lampo di genio che colpisce d'improvviso e che ispira il teorema. Dopodiché, naturalmente, si ritorna al controllo. L'idea di per sé può essere ottima o pessima, può essere una scoperta eccezionale come può essere un inganno. Se ha bisogno, è necessario controllare i dettagli. Queste sono le quattro fasi, secondo Adamar. E notate che di queste quattro fasi, la prima e la quarta riguardano lo studio, riguardano la ragione, eccetera, la logica, ma quelle centrali, incubazione e illuminazione, attingono principalmente alla sfera dell'inconscio. Ritornando un po' a Poincaré, ecco uno dei mostri della ragione, della logica. Quello che a lui non tornava e che altri appunto rifiutavano nella stessa epoca era per esempio il caso di funzioni come quella di cui qui vedete il grafico. Non è un elettrocardiogramma impazzito, insomma, uno che avesse un cuore così, poverino, è bene che si vada dal dottore, ma questa no, è una funzione, la cosiddetta funzione di Weierstrass, che col suo ragionamento, Karl Weierstrass, quindi non un matematico di poco conto, aveva costruito una funzione che ha la caratteristica di essere continua, vedete, no? Il grafico si sviluppa senza discontinuità, ma derivabile in nessun punto. In nessun punto del grafico c'è la tangente, continua dappertutto, derivabile mai. Poincaré rifiuta questi artifici e semmai, ecco, ritorna il tema dell'illuminazione. Lui preferisce una matematica, non voglio dire più terra-terra, perché la sua matematica è di gran profondità, ma una matematica che attinge dalla natura. E invece che il gioco, no? Il gioco cerebrale, intellettuale, che permette di costruire quei mostri, la funzione di Weierstrass, invece Poincaré sottolinea appunto questa la riflessione, così in qualche maniera come descritta poco fa da Adamar. Ci sono dei passi, anche questi molto belli, in Scienza e Metodo, in cui Poincaré racconta come gli viene l'idea dei concetti suoi più famosi, funzioni fuxiane. Come gli è venuta? Perché una sera aveva bevuto un caffè contro le abitudini e quindi di conseguenza la notte non riusciva a assopirsi, o meglio il suo era un dormiveglia agitato, con idee che giravano per la testa, eccetera, finché due di loro, per così dire, si agganciano per formare una combinazione stabile, finché non arriva appunto il lampo dell'ispirazione, che altre volte lo raggiunge mentre sta salendo su un omnibus, quindi su un treno. In un'altra situazione racconta proprio che quello è il momento in cui le idee trovano la loro quadratura. A questo proposito permettetemi una piccola parentesi a riguardo di un altro matematico francese successivo del secolo scorso, famoso André Weil, su come nella mente del matematico
nascono le analogie. André Weil parla di come, insomma, la teoria dei numeri si collega alla geometria, si collega alla fisica matematica, eccetera. Un'idea, un concetto ricorrente, no? Il grande matematico è quello che sa collegare, che sa intuire che un argomento che viene trattato sembrerebbe rigidamente nel campo appunto dell'algebra, poi in realtà trova la sua collocazione in geometria, eccetera, eccetera. E una volta che uno ha capito che si sta parlando della stessa cosa al di là delle apparenze, ecco che ha una visione più generale, più consapevole, e può trasferire i risultati dall'uno all'altro campo. Ecco, le parole di André Weil a questo proposito sono famose, belle, il passo è molto conosciuto, però lo possiamo ancora rileggere. Tra l'altro ricompare sia nelle opere citate, dalla matematica alla dalla metafisica alla matematica, ricordi Apprendistato, che poi è una sorta di autobiografia, ma anche nelle lettere alla sorella Simone, di cui magari parliamo tra un attimo. Allora c'è, diciamo così, da un lato questo gioco cerebrale di capire il collegamento, eccetera, ma dall'altro non è soltanto uno sforzo dell'intelletto, è come un adagiarsi, è come un cercare appunto di farsi prendere dalle idee. Nulla è più fecondo di queste oscure analogie, appunto, tra questi concetti apparentemente lontani, questi indistinti riflessi tra una teoria e l'altra, queste carezze furtive, queste indecifrabili foschie. E ancora, ogni matematico degno di questo nome ha conosciuto questi stati di lucida esaltazione nei quali i pensieri si concatenano come per miracolo, ricordate poco fa Poincaré, e nei quali anche l'inconscio pare avere il suo ruolo. Il piacere che ne deriva può durare molte ore, talora perfino alcuni giorni. Dopodiché tutto diventa teoria, dopodiché la matematica ufficiale, il pensiero, la logica, reclama il suo ruolo, l'illusione svanisce, il procedimento diventa certezza, come deve diventare, il controllo, no? A posteriori. Le teorie gemelle, scusate, anche qui c'è un errore di stampa, le teorie gemelle rivelano la loro origine comune prima di scomparire. Alla poesia subentra la prosa, alla metafisica, alla matematica, al piacere, una teoria bella, ammirevole, rifinita e patinata, ma fredda, bella, ma fredda, e quindi meno capace di comunicare emozioni. Qui vedete André Weil insieme alla sorella Simone, più piccola di qualche anno, che poi insomma anche lei ha avuto la sua notorietà, la sua fama come filosofa, pentatrice, eccetera. Morta lei molto giovane, a differenza del fratello. Questo Poincaré. Ora vediamo il punto di vista di Hilbert. Qui segnalo un altro bellissimo saggio, stavolta di Hilbert, Problemi matematici, è quello in cui Hilbert presenta la sua famosa lista, no? Quella del 1900, che contiene i 23 quesiti, 23 interrogativi che lui propone ai suoi colleghi nel convegno internazionale di Parigi. Ma nella prima parte di quel saggio, e immagino la prima parte del suo intervento, Hilbert prescinde dalla lista dei problemi che verrà dopo e riflette un po' sulle scienze, sulla matematica, e dice, sono pagine anche queste in generale molto belle, profonde, in cui dice, ma una scienza, la matematica, è viva, è vitale, finché ha i suoi problemi, finché offre un'abbondanza di problemi. Quando i problemi scarseggiano, allora vuol dire che quella teoria si sta spengendo, si sta avvicinando alla morte, alla fine dello sviluppo. Quindi è importante che una scienza abbia i suoi problemi. Se ha problemi, se ha nuovi quesiti che si pongono, allora vuol dire che è giovane. E la matematica, neppure secondo Hilbert, è quel mondo in cui 2 più 2 fa 4 e non c'è più nient'altro da aggiungere, quindi già tutto è sistemato. Al contrario, è un qualcosa di sempre nuovo, ma ecco la differenza rispetto a Poincaré che ritorna: i problemi non sono solo quelli imposti dall'astronomia, in qualche maniera subiti dalla necessità di conoscere i fenomeni naturali. Ora, io non so la parola tedesca che Hilbert usa, ma la traduzione italiana di questi altri saggi di qualche annetto fa, in realtà, di Abruzzi, recita necessari. Quindi imposti, necessari, e quindi, ripeto, subiti.
Ce ne sono altri che nascono per la libera invenzione dell'intelletto umano, per il pensiero. E appunto a questi in particolare Hilbert rivolge la sua predilezione, perché in questo affrontando questi problemi che lo spirito umano emerge in primo piano come il vero e proprio soggetto della ricerca. Dopodiché anche lui, leggiamo la seconda citazione, ribadisce, no, questo gioco di analogie che è l'essenza della matematica. Su questo gioco alterno e sempre rinnovantesi tra pensiero ed esperienza si basano quelle numerose e sorprendenti analogie, quella apparente armonia prestabilita che il matematico percepisce così spesso nelle problematiche, nei metodi e nei concetti dei diversi settori della conoscenza. Appunto, si ritorna qui almeno a una sintonia con Poincaré. Non che l'intuizione non serva, non che vada repressa, tutt'altro, ma il primato va al rigore logico del ragionamento. Qui appunto vedete Hilbert, tra l'altro vedete qui il professore universitario, no? Avete visto, Hilbert è quella a sinistra col cappellino, con la paglietta sul capo, che va in bicicletta, forse a quei tempi lì, insomma, inizio Novecento, immagino. Dunque lui è morto nel 1943, ma comunque può darsi che la bicicletta fosse il massimo mezzo di movimento che i professori universitari potevano concedersi, non lo so. Qui lo vedete, in un altro atteggiamento poco, molto informale, a parlare con un collega, credo. E tra i suoi colleghi, anzi tra i suoi allievi, ci fu Hermann Weyl, un altro grande pensatore della matematica del primo Novecento, che non andò sempre d'accordo con Hilbert su tutte queste idee, però ecco, di Hermann Weyl possiamo qui citare la frase: la logica e l'igiene che il matematico pratica per conservare sane e forti le sue idee, una specie di vaccino, scusate se faccio questo paragone. Ci tengo però a sottolineare due aspetti di questo rigore, perché in genere lo si intende in modo negativo. Il rigore va inteso in modo positivo, perché non è, ad esempio, nemico della semplicità, non è un motivo per complicare le cose, anzi, è un motivo per renderle più semplici. Finché le cose ci appaiono nebulose, finché non abbiamo una visione chiara di quello che ci dicono e che sono, appunto scontiamo questa imprecisione e siamo meno capaci di intuirle, anche di intuirle. Bene, il rigore serve a suscitare, chiarire il quadro e quindi suscitare le soluzioni più semplici. E poi non bisogna commettere l'errore di confondere il rigore con la rigidità. Rigidità vuol dire, insomma, è quello che diceva prima Poincaré, no? Imbrigliare con le dande, evitare di volare. E invece il rigore vuol dire puntare all'essenziale, quindi se volete sobrietà, se volete austerità, ma non ottusità, non incapacità di vedere orizzonti nuovi, pretesa di aver detto già tutto, no? Una sorta di ipse dixit. Bene, come mai? Ecco, su quale argomento in particolare Hilbert e Poincaré esercitarono visioni così opposte? Qual è il motivo per cui appunto in quell'epoca si avverte così fortemente il bisogno di chiarire che cos'è la matematica e se deve prevalere l'una o l'altra prospettiva, l'intuizione o il rigore? Ecco, erano i fatti nuovi, se così vogliamo dire, di fine Ottocento, erano stati soprattutto due. Anzitutto proprio l'avvento della logica matematica. La logica in quanto tale risale ad Aristotele. È Aristotele che la fonda e la intende come la base di tutte le scienze. Se tu vuoi fare lo scienziato, se lui vuoi parlare di qualcosa, devi ordinare bene i tuoi pensieri e devi esprimere bene i tuoi pensieri. Quindi la logica per Aristotele ha questo compito e come tale si diventa il sostegno di ogni possibile scienza, non solo la matematica. Ma poi all'inizio del 1800 la logica diventa matematica, oggi diremo diventa addirittura informatica. Perché? Perché George Boole, matematico inglese,
riesce finalmente a sviluppare una sorta di calcolo della ragione, di calcolo algebrico della ragione. Le espressioni diventano un po' come le incognite delle equazioni, le idee diventano un po' come le incognite delle equazioni, e c'è tutto il calcolo che lo lega, nella sua versione più semplice, appunto la logica booleana, poi ce ne sono più raffinate. Quindi la logica diventa di moda, al punto che certe persone di grandissimo spessore, nella filosofia e la matematica, Gottlob Frege è reputato uno dei vertici, Dedekind, insomma, conosciuto per, sotto tanti punti di vista. Ecco, l'uno e l'altro, e altri con loro, progettano di riuscire a impostare tutta la matematica su basi logiche, appunto imbrigliare, incatenare, imprigionare la matematica su basi logiche, almeno così la intende Poincaré. Questo è un primo progetto che poi sappiamo crolla, no? Crolla definitivamente un po' col paradosso di Russell all'inizio del 1900 e poi con i teoremi di incompletezza di Gödel. Ma c'è un'altra fondamentale rivoluzione della matematica dell'epoca, che è l'avvento della teoria degli insiemi, e così di questa teoria matematica che vuole misurare l'infinito, i numeri cardinali, i numeri ordinali, i numeri trasfiniti di Georg Cantor. Sono queste le novità che certamente impongono la riflessione su che cosa debba essere la matematica. È chiaro che un progetto di organizzare la matematica secondo criteri puramente concettuali e logici fa pendere la bilancia decisamente dalla parte del rigore. E anche uno studio dei numeri infiniti, dell'infinito, beh, è difficile che sia ispirato dalla natura e dalla contemplazione del mondo, che sia in qualche maniera che in qualche maniera possa giovarsi dei suggerimenti della natura. È un gioco puramente intellettuale, poi forse avrà, i fatti hanno dimostrato che in effetti ha avuto applicazioni pratiche, l'informatica e tutto il resto, ma di per sé nasce dichiaratamente come un impegno puramente concettuale. Ecco, appunto, situazioni completamente diverse. Noi sappiamo, no, che tra i più feri oppositori di Georg Cantor e dei suoi progetti ci stette Kronecker, che era stato suo professore a Berlino, e David Hilbert, che invece difende Cantor, ecco, che polemizza contro Kronecker, lo dichiara il dittatore classico del divieto, che si fa condizionare da dogmi, come quello del numero intero, no? Ricordate la famosa frase di Kronecker: Dio ha creato i numeri interi, tutto il resto è opera dell'uomo, nel senso che la matematica deve concentrarci sui numeri interi, il resto è sospetto. Ecco, questo suona come un dogma agli occhi di Hilbert. E lui stesso polemizza appunto contro Hermann Weyl, che qui vedete raffigurato, che fu suo allievo, polemizza, discute, insomma, ha una posizione diversa da Weyl, come pure da quella di Brouwer, il padre dell'intuizionismo da cui siamo partiti per questa chiacchierata, e che anche lui fu, sia pur per breve tempo, ospite, allievo di Hilbert a Göttingen. Ecco, anche loro vengono accusati di instaurare una dittatura del vieto, di decidere che cosa si può o non si può fare in matematica, di fondare la matematica rifiutando e buttando a mare tutto quello che a loro non torna, eccetera, eccetera. Al contrario, appunto, Hilbert sottolinea, enfatizza, celebra la bellezza, la libertà della matematica. La teoria degli insiemi di Cantor è proprio il fiore più bello dello spirito umano, anche qui un po' di retorica, ma comunque è dove il pensiero esercita liberamente la sua facoltà. E interviene qui la frase famosa, quello che oggi ci cita come aforisma famoso di Hilbert: dal paradiso che Cantor ha creato per noi, nessuno deve poterci mai cacciare. Si trova all'interno del famoso saggio sull'infinito del 1925. Del resto, a proposito di aforismi, è famoso anche quello di Hermann Weyl, in cui si dice: la matematica è la scienza dell'infinito. Ecco, a proposito di Cantor,
Georg Cantor, che perché ho messo questi punti interrogativi? È nato in quell'anno lì, va bene, comunque niente, dimenticate questi punti interrogativi. Ecco un altro, virgolette, aforisma famoso: l'essenza della matematica sta nella sua libertà. Qui è messo in tedesco su quest'altro francobollo di celebrazione di Cantor. L'essenza della matematica è nella sua libertà. È scritto all'interno di un bellissimo lavoro di Cantor. Sarebbe un lavoro di matematica, ma poi diventa un lavoro di filosofia. Si discute se l'infinito può essere o no trattato dalla scienza. E diventa anche una confessione umana. Perché io, Cantor, ho imboccato questa strada? Ed ecco appunto le sue parole famose: la matematica merita, e merita essa sola, il nome di libera. Un attributo che, se stessi a me scegliere, preferirei a quello ormai usuale di pura. L'essenza della matematica, infatti, sta proprio nella sua libertà. Cosa vuol dire Cantor? Vuol dire che la matematica, attenzione, lo sottolinea lui pure, la matematica esercitata dal pensiero, è libera, perché non ha costrizioni, imposizioni dalla natura, dal mondo, dagli industriali che vogliono guadagnare, dai miti del benessere, eccetera, eccetera, eccetera. Matematica, il libero pensiero, è appunto quello che trascende tutte queste limitazioni. La matematica è libera quando liberamente esercita il pensiero. Tant'è vero che nel proseguo Cantor, sua opinione ovviamente, ma dice no, matematica applicata è quella, no, non è libera, perché appunto deve obbedire a troppi parametri. Ecco, appunto, Hilbert e Kejang, questa posizione di Cantor, è sicuro che i problemi matematici si possano risolvere, appunto, e attenzione però a come, mediante un numero finito di inferenze puramente logiche. Affidandosi al pensiero si risolvono i problemi. E qui ecco che arriviamo al leitmotiv del pensiero hilbertiano, no? Il fatto che la nostra mente può superare ogni barriera, ogni vincolo. C'era la posizione dell'epoca tenuta da un naturalista, Warren Mons, se non ricordo male, ma non vorrei sbagliare, scusate, con l'età mi capita ora di dimenticare spesso i nomi. Ma comunque la posizione era negativa sulle capacità scientifiche di dominare il mondo, attenzione, scienza della natura, naturalista, il mondo si nasconde, la realtà si nasconde, ignoriamo e ignoreremo, questa era la posizione negativa, ignorabimus per dirla in latino. Hilbert si ribella: il pensiero può superare tutto questo, dentro di noi udiamo continuamente l'appello, ecco, il problema cerca la soluzione, la puoi trovare mediante il puro pensiero, perché in matematica non c'è l'ignorabimus, non solo in matematica, ecco, nella sua opera forse più famosa, quella che prima definivo il suo testamento scientifico e non solo, ecco, si scrive, leggiamo, il saggio è Conoscenza della natura e logica, mi sembra sia il 1930, per i matematici non esiste l'ignorabimus, non esiste questo limite di conoscenza. E a mio parere non esiste neppure per la scienza della natura. Al posto dello stolto ignorabimus, la nostra parola d'ordine invece, noi dobbiamo sapere, noi sapremo, la sua esortazione famosa, no? Che poi compare anche sulla sua tomba a Gottinga, in tedesco. Noi dobbiamo sapere, noi sapremo. Questa è la posizione di Hilbert verso l'infinito. Ovviamente, appunto, basandosi sulle premesse che si è detto, è assolutamente entusiasta. Contrario a Poincaré, ovviamente. Poincaré prende in giro i cantoriani, prende in giro le incertezze, no, della teoria degli insiemi nascente, quando si deve capire, tanto per cominciare, che cos'è un insieme. Cos'è un insieme? Come lo si definisce? Come lo si assiomatizza? Bisogna stare attenti, se no si va a finire in contraddizioni, come quella del paradosso di Russell. Bisogna scrivere per bene tutto questo. E allora primo tentativo, secondo tentativo, ma poi questo non torna, allora terzo tentativo, cerchiamo di rimettere le cose a posto. E queste incertezze, questi imbarazzi anche comprensibili di una
scienza, di una branca della matematica che sta nascendo e che muove i primi passi, ha bisogno di Dante per essere sostenuta. Ecco, poi Carey tutto questo lo rifiuta, insomma, anzi lo prende pesantemente in giro. Dice: questi cantoriani sono come l'idra di Lerna, no? Come vedete lì nella pittura sul vaso antico, insomma, quel mostro a 100 teste che è affrontato da Ercole in una delle sue fatiche. Ercole taglia una di queste teste, ma ecco che questa testa risorge. Appunto, i cantoriani si comportano allo stesso modo, ogni volta che uno smonta le loro teorie le fanno rinascere. Va bene. E nel caso specifico sappiamo che Ercole a un certo punto, bruciando, no, bruciando il collo dove aveva tagliato la testa, riusciva a evitare che questa risorgesse. E per Poincaré invece ci vorrebbe, ecco, un qualcosa di altrettanto radicale. Il sistema di Cantor è solo un bel caso clinico. Quanto poi ritorniamo, no, alla geometria astratta di Hilbert, Fondamenti della geometria, in cui si parla di cose, punto, retta, piano, sono cose, sono oggetti matematici che poi insomma si possono interpretare come si vuole, sono pure astrazioni. E Poincaré è veramente critico su questa visione, e anche qui stiamo per leggere righe famose. Che mai siano queste cose, non solo ignoriamo, non sappiamo, non dobbiamo nemmeno cercare di scoprirlo, non ne abbiamo alcun bisogno. E per chi non avesse mai visto né punti né rette né piani, e chi non avesse mai visto né punti né rette né piani, potrebbe fare geometria puramente affidandosi alla mente, non meno bene di noi. Insomma, anche un cieco può fare geometria. E appunto si prosegue. Resta inteso che per dimostrare un teorema non è necessario e nemmeno utile sapere ciò che vuol dire. Il geometra si potrebbe benissimo sostituire con, oggi diremo, un computer. La geometria, la matematica si fa al computer, il computer che dimostra, opportunamente programmata. A quei tempi i computer non c'erano, e allora Poincaré cita l'equivalente di allora, il pianoforte logico di Stanley Javens, che è quel signore suo, insomma, logico e economista, credo, che aveva inventato, insomma, una macchina calcolatrice o deduttrice. O se si preferisce, si potrebbe ideare una macchina alla quale si introducono una parte degli assiomi per raccogliere i teoremi dell'estremità opposta, come quella leggendaria macchina di Chicago, nella quale, scusate il paragone, ma qui leggiamo Hilbert con la Poincaré con la sensibilità di allora, nella quale i maiali entrano vivi per riuscirne alla fine trasformati in prosciutti e salsicce. Al pari di tali macchine, il matematico non ha alcun bisogno di capire ciò che sta facendo. Ci sono, ecco, pensatori senza pensiero, c'è il rischio oggettivo, no? Che in matematica ci siano pensatori senza pensieri, come li definì un altro tedesco, Thomas Felix Rhein, riprese un po' il discorso. Che cosa si intende dire pensatori senza pensiero? Ecco, matematici che parlano, che studiano in astratto cose fini a se stesso, privi alcun legame con la pratica, privi di senso, su teoremi di nessun significato. Ecco, anche Klein è certamente consapevole di questo rischio, quindi quando diciamo Klein diciamo un altro grande della matematica dell'epoca, è uno anche molto, molto legato al contesto didattico, no? Colui che ha avviato le cosiddette matematiche elementari da un punto di vista superiore, che è una terminologia ora in disgrazia, insomma, però se uno riflette, le matematiche elementari da un punto di vista superiore è qualcosa di fondamentale in quella che oggi si chiama la diffusione, la comunicazione della scienza e della matematica. Matematica elementare da un punto di vista superiore vuol dire sapere accostare in modo elementare le matematiche più difficili e viceversa, saper rivedere con una maggior consapevolezza, con una maggiore generalità, le matematiche spicciole, no? che si esercitano, che si sviluppano ognuno per il proprio conto. A proposito dei pensatori senza pensiero, osserva comunque Klein che il calcolatore di oggi, come il pianoforte logico di allora, è comunque l'uomo, che almeno per ora lo sovrintende, insomma, è lui il regista, è lui la mente, anche se poi delega alla macchina compiti un pochettino
più terra terra. Va bene, questo lo possiamo anche saltare. E va bene. Allora, una giusta domanda, così dopo quest'orgia di citazioni. Beh, vedete comunque che il discorso della polemica tra Poincaré e Hilbert è un discorso certamente ben noto. Qui vedete una vignetta di un fumetto matematico, Logic Comics, credo su Bertrand Russell. In questa vignetta vedete raffigurato a sinistra appunto Poincaré, grande genio francese, che credeva profondamente all'importanza dell'intuizione umana, e a destra invece vedete David Hilbert, non meno grande, l'apostolo tedesco della rigorosa esattezza della dimostrazione logica. E vedete le situazioni, no? A destra la frase che abbiamo già ricordato di Hilbert: nessuno ci potrà cacciare dal paradiso che Cantor ha creato per noi. E invece a sinistra, non per nulla Poincaré c'ha questa siringa, perché? Perché la teoria degli insiemi è una malattia dalla quale la matematica deve essere curata in modo anche radicale. Allora, sono posizioni radicalmente diverse, come appunto si è detto. Ma ecco, ciò premesso, cioè ammettendo che comunque la questione è interessante, come dicevo all'inizio, è viva, è classica, ma ancora vivace. Appurato che Hilbert e Poincaré certamente contribuirono a questo dibattito nel modo che abbiamo visto. Ma ecco, una domanda ragionevole che credo ci si possa porre dopo tutte queste citazioni è appunto perché. Che questo racconto di storia della matematica, serissima, però così pieno di citazioni, insomma, che talora sconfinato addirittura nel chiacchiericcio. Perché, e ritorno al titolo di partenza, è notevole come i matematici siano anche scrittori. Non quando parlano di dimostrazioni e teoremi, perché lì insomma il linguaggio matematico tende a essere molto molto stringato, molto molto sobrio, e quindi non permette svolazzi. Non è che un bel teorema sia tale perché è scritto in un bellissimo italiano, insomma, e compare nelle antologie linguistiche. Un bel teorema è un bel teorema perché dice cose profonde, quindi non è quello il punto. Il punto è che quando i matematici, i grandi matematici, certi grandi matematici, cominciano a parlare della matematica, della filosofia della matematica, e quindi anche di se stessi in qualche maniera, ecco, allora rivelano un'abilità sorprendente. Insisto, non sto parlando di matematici come autori di capolavori letterari, per carità, ci sono stati dei premi Nobel della letteratura, con professori di matematica, laureati in matematica, due che io ricordi, poi magari se qualcuno ne ha in mente altri ne può citare, ma Bertrand Russell ha vinto il premio Nobel per la letteratura, anche perché il premio per il Nobel per la matematica, se ci avesse aspirato, non lo poteva ottenere perché non c'è. E Alexander Solzhenitsyn, scrittore russo, premio Nobel per la letteratura, e molti anni prima, laureato in matematica e fisica. Allora, ci sono matematici che scrivono saggi, che scrivono, nel caso di Solzhenitsyn, romanzi. Ci sono autori che parlano di matematica. Ci sono, anzitutto, matematici o comunque scienziati che hanno scritto e che sono reputati il culmine della letteratura mondiale, pur non avendo vinto nessun premio Nobel, anche perché il premio Nobel non c'era. Dico solo Galileo, dico solo Pascal, e ne potrei proseguire. E ci sono anche scrittori che hanno certamente dimostrato una tendenza, una capacità di intendere la matematica, una propensione per la matematica. Siccome ieri si parlava di Dante, questo è l'anno di Dante, Dante è uno di loro. Va bene, se ci avessimo tempo di parlare di questo, se ne potrebbe parlare. Ma ecco, vediamo i matematici non tanto come scrittori di romanzi, eccetera, casi che ho citato, i matematici quando parlano della loro disciplina e di se stessi. E intanto i matematici si possono equiparare, almeno questa è l'opinione di Geoffrey Hardy,
uno grande matematico del Novecento, ai pittori, ai poeti, agli scrittori. Perché, dice Hardy, nell'Apologia di un matematico, sono anche loro creatori di forme, anzi, di forme migliori, perché fatte di idee. Il pittore crea forme con i colori e con i segni. Il poeta, lo scrittore, crea forme con le parole. Il matematico crea forme con le idee. E quindi, se accettiamo questo punto di vista, possiamo riflettere un attimo su tutte le citazioni che ho dato e vedere, e prendere atto, credo, che sono spesso fresche, brillanti, godibili, gradevoli, estrose, polemiche, appassionate, forse anche appassionanti, eccetera, con le loro differenze, con le differenze di stile che è giusto cogliere. Appunto qui, se volete, c'è una serie di, così, di pareri personali sulla prosa di Poincaré, più asciutta, più diretta, efficace, persuasiva, prodigo di metafore, pronto a cogliere, rapido nel presentare i punti fondamentali di un dibattito. Hilbert, forse più nobile, più solenne, vagamente retorico ma non troppo. Pure anche lui incisivo e immediato quando è il momento. Cantor, anche lui coltissimo intanto, come del resto tutti gli altri, coltissimo non solo di matematica, anche di filosofia, eccetera, eccetera, eccetera. Forse più magniloquente, più sostenuto, ma fervido nelle sue confessioni, come figura, forse anche come scrittore, non io, ma altri l'hanno paragonato, va bene, fate le debite proporzioni a Dostoevskij. Del resto, anche lui era nato a San Pietroburgo, pur tedesco di famiglia, era nato a San Pietroburgo. E André Weil, è più elitario, scontroso. Quando la sorella Simone, in bellissime lettere che i due si scambiano, eccetera, eccetera, lo esorta a spiegare, insomma, le sue teorie, eccetera, lui dice, ma insomma, andare a spiegare queste cose a quelli che non se ne intendono, è come spiegare una sinfonia dei sordi, eccetera. E quindi, ripeto, quasi scontroso, eppure le pagine che abbiamo letto sulle carezze furtive, eccetera, eccetera, sono certamente molto gradevoli. E poi si potrebbe proseguire, abbiamo sentito Ulam, abbiamo sentito Hardy. A proposito di Hardy, ecco un altro paragone che ritorna un po' sul discorso di poco fa. Archimede, il confronto tra Archimede, il grande matematico dell'antichità, uno dei grandi matematici della storia, e Eschilo, il grande tragediografo, poeta dell'antichità. E dice Hardy, Archimede sarà ricordato quando Eschilo sarà dimenticato, perché le lingue muoiono, le idee matematiche no. La matematica buona, naturalmente, non la matematica dei pensatori senza pensiero, e meno che mai il calcolo arido e rigido. È grigio, scusate, ma la vena creatrice dei grandi matematici. Sì, posso accennare brevemente. Si parlava poco fa della fredda bellezza, no, della matematica. Ecco un'altra pagina famosa di Bertrand Russell, quindi siamo all'inizio del Novecento, in uno dei saggi di misticismo e logica, in cui leggiamo che la matematica, vista nella giusta luce, non possiede soltanto la verità, ma anche una bellezza suprema, fredda e austera, come quella della scultura. Guardate, no? Finché c'è la metafisica, finché c'è l'invenzione, allora c'è il piacere intellettuale, così ci racconta André Weil. Poi dopo tutto diventa fredda bellezza, però questa bellezza rimane, e del resto anche André Weil, appunto scrivendo alla sorella Simone, riprende proprio questo paragone. La matematica come una sorta di scultura, è una materia estremamente dura e resistente, che è la materia del pensiero. Non c'è una roccia da scolpire, ma c'è un pensiero da conformare. E va bene, potete leggere, il matematico è sottomesso al filo, al controfilo, a ogni curvatura e all'asperità della materia con cui lavora, la quale materia, ripeto, è puramente intellettuale. E pur tuttavia anche lui può compiere opere d'arte, la quale un'arte è una bellezza, diciamo, finissima, per iniziati, ma in fin dei conti qualunque bellezza è per iniziati.
Va bene, per completare, scusate, il discorso, volevo giustamente accennare a due aspetti che mi sembrano importanti. Fin qui abbiamo parlato di matematici tutti stranieri, se non ricordo male, sì, Galileo solo di passaggio, ma non mi sembra di averne citati altri. Ma ci tengo a dire come anche i matematici italiani abbiano anzitutto analizzato il tema del rapporto tra logica e intuizione anche dal punto di vista didattico. L'abbiano appunto considerato, abbiano scritto opere a questo proposito, rigorose, serie, come è giusto che siano, diciamo così, opere di matematica, ma scritte spesso in modo agile e fresco. Cito solo due esempi, Enriquez e Severi. Enriquez lo vedete qui, a fianco di Einstein, credo a Bologna, quando Einstein, invitato appunto, Enriquez fu a Bologna, un secolo fa all'incirca. La raccomandazione dell'uno e dell'altro, Enriquez e Severi, è sì, tra logica e intuizione ci vuole un qualche equilibrio, non bisogna esagerare nell'una e nell'altra parte, soprattutto non bisogna esagerare nella logica, bisogna usarla con precauzione, con discrezione. E qui vedete alcune citazioni di Severi: ragionare si insegna ragionando e non anatomizzando il ragionamento. Se no, si rischia di provocare a chi appunto si trova riempito di troppe finezze logiche, di provocare un'indigestione non dello stomaco, ma del cervello. E anche Enriquez, nel famoso articolo Insegnamento dinamico, appunto, distingue intuizione e rigore, però come aspetti inscindibili di un modellismo processo attivo. E poi, ecco, mi sembra, correggetemi se sbaglio, che però ha parlato di soli uomini, o no? Non bisognerebbe ricontrollare, ma non mi sembra di aver citato nessuna donna, anche perché era difficile citarla, parliamoci sinceramente. La storia della scienza è maschile fino al Novecento, è grandemente maschile. Non lo sto dicendo, lo sto dicendo con estremo rammarico, per carità. Non è che, cioè, è un dato, sto dicendo un dato di fatto, e vedremo appunto episodi che lo confermano. Anzi, il primo è qui. Questo è un convegno di Ernest Solvay a Bruxelles, credo, in Belgio, nel 1911. Un convegno in cui si parla di chimica e fisica, insomma, di scienze in generale, un pochino anche matematica. In effetti questo signore qui, seduto con la barba, è Poincaré. Quindi, insomma, un rappresentante matematico c'è. Ci sono nomi importanti, ad esempio qui facilmente riconoscete, no, il penultimo a destra è Einstein. Due posti fin là, sempre in piedi, c'è Rutherford, poi invece all'estrema sinistra il secondo in piedi è Planck. Insomma, sono tutti nomi così di grande spessore, alcuni più noti, altri meno noti, ma insomma si tratta della crema scientifica dell'epoca. Dunque, se contate, ci sono 23 uomini. Questo in realtà sarebbe Ernest Solvay, cioè l'organizzatore, il patrocinatore dell'evento, come oggi si dice, però è un fotomontaggio questo, forse lo vedete, no? Che ce l'hanno messo dopo, non, lui non c'era, ce l'hanno aggiunto. Insomma, evidentemente a quei tempi i trucchi fotografici erano meno evoluti di oggi, perché ci se ne accorge abbastanza bene. 23 uomini, quante donne? Eccola qua, una e una sola, ed è la, eccola qui in primo piano, Marie Curie. È l'unica donna presente in compagnia di 23 colleghi maschi nel 1911, non troppo tempo fa, quindi. Ecco, si diceva di Hilbert, si diceva di Klein, a questo proposito, e parlando appunto della presenza femminile in matematica, il contributo femminile al tema che stiamo trattando, forse può essere così utile ricordare quello che avvenne a Gottinga, l'università in cui era Hilbert, l'università in cui era Klein, quando una giovanissima e promettentissima studentessa, Emmy Noether, mostrò appunto la sua bravura. Tra l'altro Emmy Noether era figlia d'arte, insomma, anche il padre
era un matematico famoso. E nonostante questo, Hilbert e Klein dovettero battagliare perché alla Emminator fosse finalmente riservata una posizione di privato docente a quell'università di Gottinga. E perché? Perché i colleghi dicevano: no, non sta bene che una donna abbia di questi onori. E l'obiezione di Hilbert è rimasta famosa, diceva: ma qui siamo in università, non siamo in uno stabilimento balneare. Spiegazione: a quell'epoca gli stabilimenti balneari erano separati, c'era quelli per gli uomini e quelli per le donne, almeno a quell'epoca in Germania era così. E quindi, insomma, c'era il reparto uomini e il reparto donne, e l'università non può essere questo, il pensiero non può appunto avere distinzioni di sesso. Ma, ripeto, dovette Hilbert battagliare assai prima di far accettare il suo punto di vista, assai vuol dire che passarono degli anni. Ecco, visto che si è parlato di Hermann Weyl, Hermann Weyl fu collega di Emminator a Gottinga, poi anche lui, come lei, dovette riparare negli Stati Uniti quando in Germania ci fu l'avvento del nazismo, perché l'uno e l'altro di origine ebrea. Emminator morì d'improvviso dopo un intervento chirurgico, come effetto di un intervento chirurgico, fu una morte inaspettata, prematura, e Hermann Weyl scrisse un elogio funebre molto toccante, in cui la riconosce una grande donna matematica, la più grande che la storia ha conosciuto, una roccia. Siccome si parlava prima di Hermann Weyl, eccoli qua, no? Hermann Weyl è questo col cappello, il quarto da sinistra, e la Emminator, eccola qua, questa in primo piano, diciamo così. Ecco, ricordavo che furono colleghi a Gottingen, appunto, legati a Hilbert, poi entrambi esuli negli Stati Uniti per quando in Germania ci fu l'avvento del nazismo, perché l'uno e l'altra di origine ebraica. Lei morì relativamente giovane, perché non sopravvisse a un intervento chirurgico che non sembrava così grave. Comunque ebbe questa morte inaspettata, prematura, e l'Hermann Weyl scrisse di lei un elogio molto bello, toccante, in cui la riconosce una grande donna matematica, la più grande che la storia ha conosciuto, e la definisce una roccia mascolina, mascolina però solo per il carattere. Ma dicevo, appunto, per concludere anche, come giusto, che la figura che è più facile citare nell'ottica di questa conversazione è quella di Sonia Kovalevskaya, matematica russa, anche lei, come vedete, è morta giovane, 41enne, per affezioni polmonari, insomma, stava in Svezia, era venuta in Italia, tornando in su ebbe un cambiamento di clima che purtroppo un cambiamento progressivo di clima nel viaggio che purtroppo a quell'epoca la portò alla morte. Grande matematica, allieva di Weierstrass, la prima donna a ottenere un dottorato in matematica, errore di stampa, in matematica. La prima a ottenere una cattedra in Università Europea a Stoccolma, grazie all'intervento di Mita Gleffler. La sorella di Mita Gleffler era una sua grande amica. Comunque, a parte, cioè, per carità, ho già descritto l'atmosfera, quindi certamente arrivò a quell'onore, a quella carica, per i suoi meriti, anzi. E però anche uno spirito, diciamo, libero, aperto ad altri interessi, potremmo dire femminista, addirittura scrittrice. Lei stessa, nella sua autobiografia, di cui parliamo tra un attimo, narra di un suo incontro con Dostoevskij. Attenzione, Dostoevskij è morto nel 1861, quindi lei aveva 11 anni quando Dostoevskij è morto, ma appunto da bambina era andata con la sorella, loro vivevano, era una famiglia nobile un po' decaduta, ma erano appunto vivevano in campagna, diciamo così, erano andati a San Pietroburgo a incontrare Dostoevskij. La sorella più anziana aveva ambizioni di diventare scrittrice, quindi voleva consigliarsi con uno dei massimi esponenti, dei massimi romanzieri dell'epoca. E appunto ci andarono,
si stabilì un curiosissimo triangolo, perché la bambina Sonia si innamora di Dostoevskij, quindi un innamoramento di quelli adolescenziali, esaltazione proprio da infantile. Il quale Dostoevskij si invaghisce della sorella. Notate che Dostoevskij è morto sì nel 61, ma era relativamente, scusate, però sto dicendo, è morto a 60 anni, ma nell'81, scusate, comunque ho sbagliato prima. Comunque c'è questa sorta di triangolo, no? Di, ognuno va a rincorrere l'altro, che poi comunque finisce naturalmente con la delusione della piccola Sonia, e anche con Dostoevskij che capisce, insomma, che non è il caso di insistere. Appunto, Ricordi di infanzia è l'opera autobiografica in cui la Kovalevskaja parla di se stesso, ma ci sono anche sue poesie. C'è un romanzo parzialmente autobiografico, postumo, Una ragazza nichilista, una storia della Russia della fine Ottocento, insomma. La storia di una giovane che si ribella contro l'oppressione dello zar, contro il sistema zarista, eccetera, eccetera. Una storia piacevole a leggersi, forse Dostoevskij un'altra cosa, ma anche questo, francamente, non mi sentirei di sconsigliarlo, perché appunto è una narrazione fresca, soprattutto nella prima parte, quando si parla, no, dei primi anni, appunto il mondo di campagna che la Kovalevskaja aveva lei per prima direttamente conosciuta. È notevole in quest'opera di una matematica la descrizione che si dà di un matematico, una sorta di originale che si occupa di risolvere delle sciarade espresse in cifre. Se si poteva perdonargli questo via assolutamente innocente, era però difficile evitare per lui un certo spregio riguardo a questa sua debolezza. È polemica, perché lei in questo momento sta vivendo in prima fila i drammi della repressione zarista e sta partecipando a un processo contro un suo amico, e quindi è in qualche maniera insofferente di questi matematici troppo astratti e troppo presi dai loro pensieri. Appunto, è famoso, a proposito di aforismi, questo paragone tra matematica e poesia che ritorna. In realtà credo che a motivarlo sia stata una sorta di rimprovero del suo maestro Weierstrass, che le diceva: ma tu stai a perdere troppo tempo a scrivere poesie e a scrivere romanzi, e dovresti invece dedicarlo alla matematica. E lei risponde che è impossibile essere un matematico senza essere nell'animo un poeta, e Weierstrass concorda: un matematico che non ha qualcosa di un poeta non sarà un perfetto matematico. E va bene, ritorna a questo proposito anche quel discorso dell'immaginazione che appunto si diceva forse poco fa a proposito di Goffrey Hardy. Molti considerano la matematica una scienza arida, è una scienza invece che richiede una gran dose di immaginazione. Ecco, questa è la Kovalevskaja con la bambina, con la figlia e col cane. La fotografia che gira spesso, si trova facilmente su internet, e questa comunque è la conclusione, insomma. E niente, ho già un po' spiegato qual era l'intento mio. Sì, parlare di un tema attuale come intuizione contro rigore in matematica, ma anche mostrare appunto questo aspetto che può colpire nei grandi matematici, questa loro capacità di esporre anche in modo brillante. Non naturalmente quando parlano di teoremi, non quando, naturalmente quando entrano nei dettagli delle teorie matematiche, perché allora è veramente difficile essere brillanti per come si intende la brillantezza di uno scrittore, ma certamente quando, insomma, comunque presentano il loro mondo, presentano se stessi, eccetera, eccetera, rivelano questa qualità. Va bene, allora io ringrazio la vostra attenzione, non so se sono stato nei tempi. Sei stato perfettamente nei tempi. Adesso, come siamo soliti, diamo un 10 minuti, diciamo che è un coffee break a distanza, diciamo, virtuale, e quindi fra 10 minuti ci rivediamo qui per le domande che gli verranno rivolte. Buonasera a tutti, prima di tutto. Allora, volevo partire dall'osservazione della professoressa Rosa Mottola, che non è proprio una domanda, ma è un'osservazione alla quale magari il relatore
vuole aggiungere qualche sua osservazione personale. Lei dice che la lettura della natura parte da una intuizione, osservazione che cattura il nostro cervello o i nostri sensi e successivamente, attraverso un processo logico e argomentativo, si spiegano le relazioni e interconnessioni mediante strutture più rigorose e pertanto si giunge ad una formalizzazione teorica. Devo questa è la domanda? Sì, sì, diciamo che è un'osservazione fatta. Sì, sono concordo, diciamo che la posizione è assolutamente ragionevole. Volevo però riferire quello che ho cercato di esporre all'atmosfera particolare di inizio Novecento, quello che ho cercato un pochettino di sottolineare, cioè siamo in un ambito in cui nasce la teoria degli insiemi, quindi una matematica estremamente astratta, ben più astratta della teoria dei numeri che pareva tale a Hilbert. Una matematica in cui l'osservazione della natura non soccorre, perché è una matematica che dichiaratamente trascende la natura, no? E c'è quindi il dibattito se la scienza, la matematica in particolare, può proporsi questo scopo, con reazioni molteplici, le più in genere negative, Poincaré è contrario. Alcune sono positive, Hilbert in particolare. È comunque un dato di fatto, no? Se uno vuole studiare quanto è grande l'infinito, non è la natura che può suggerirglielo, è un discorso puramente mentale, è quello che Cantor rivendica. Si può essere d'accordo con questa posizione e si può essere in disaccordo con questa posizione. È notevole che ora il linguaggio degli insiemi sia alla base della matematica per come la si esprime adesso. Le varie branche della matematica, insomma, risentono molto del riferimento al concetto di insieme, ed è anche notevole che queste teorie così sofisticate, così astratte, così apparentemente fuori dal mondo, poi abbiano avuto in qualche modo un influsso non parziale, non marginale, sulla nascita dell'informatica, quindi sulla rivoluzione scientifica più vistosa della nostra epoca, certamente più legata all'aspetto pratico. Comunque sono assolutamente d'accordo sull'osservazione fatta. Ripeto, il mio discorso appunto però prendeva spunto da un contesto storico, va riferito a quel contesto storico. Faccio io una domanda, perché ho sentito che tu hai richiamato quel famoso articolo di Enriquez sulla matematica dinamica, sì, in cui, che da un punto di vista, diciamo, è proprio un grande esempio in cui i matematici che hanno passione per l'insegnamento, che si interessano alla didattica, è quello lo spirito. E diciamo, i matematici che hanno questo tipo di attenzione ovviamente tendono più, sono, diciamo, più a favore di Poincaré che non che di Hilbert, sostanzialmente. È vera questa affermazione? Prima domanda. Seconda, relativamente alla contrapposizione fra intuizione e logica, è chiaro a tutti, concreto e astratto, cosa vuol dire come contrapposizioni, però all'intuizione si può come dire contrapporre da un lato la logica, che forse è la cosa più corretta, però tu stesso hai usato termini di astrazione, rigore e altri termini, quindi vorrei che chiarissi un po' questo aspetto diciamo, di intuizione e logica sono i due poli o c'è qualcos'altro da tenere presente? Ma dunque, sulla prima domanda, sì, ci sono matematici, diciamo, di spicco, di valore nell'ambito scientifico, sensibili all'aspetto didattico, interessati.
altri insomma diciamo, più distratti, diciamo così. Non so, ecco, non so immaginare, o meglio, posso immaginare che l'esito di un sondaggio tra gli insegnanti, se sia preferibile la posizione di Poincaré o quella di Hilbert, probabilmente propenderebbe per il primo. Però insomma, ecco, diciamo così, io l'ho fatto un pochettino come pretesto, ma è un po' difficile, ecco, immaginare il dibattito scientifico come una partita di calcio, insomma, o comunque con la lotta tra buono e cattivo. Anche sul secondo punto, sì, io in un'ora ho dovuto forzatamente schematizzare, anche perché poi, insomma, il mio obiettivo era un altro, e non tanto, il mio obiettivo principale, diciamo, era quello che è filtrato solo alla fine, e non tanto discussione su intuizione e rigore. Però io anche qui non credo che si possa, almeno nella mia opinione, che si possa concepire una distinzione, un'antitesi così rigida, così forte, eccetera. C'è un equilibrio, un'alchimia in qualche maniera dell'una e dell'altro, che era un po' l'osservazione della professoressa di poco fa, e l'uno e l'altro un po' servono. Ripeto, poi per approfondire il discorso ci vorrebbe intanto competenza e poi tempo, perché insomma io ho dedicato una pagina a quell'opera di, secondo me, molto bella, molto fine di Adamar, ma quello è un libretto, sì, non lunghissimo, ma insomma non certamente un discorso di semplicemente una pagina, ed è semplicemente una posizione che poi ne riflette altre. Io un po', diciamo così, se vogliamo metterlo in termini manichei, potremmo dire la logica, intendo in senso lato, il puro esercizio della riflessione mentale, che trascende, o perché deve o perché non lo ritiene giusto, trascende ogni contatto con la realtà, si svincola. Intuizione vuol dire, insomma, non farsi troppo condizionare dalle imposizioni logiche, dalle leggi logiche, dal desiderio di essere rigorosi, e cercare di andare a vedere un pochettino il nocciolo delle questioni, anche così, in una prima fase semplicemente all'incirca. La folgorazione è più o meno all'incirca dal punto di vista scientifico. Che questo poi si possa collegare all'ispirazione della natura, al legame più o meno stretto della natura. Sì e no, insomma, si può essere molto rigorosi dal punto di vista logico e guardare la natura, oppure molto intuitivi e pensare solo con la propria testa. Insomma, però, diciamo, viene più facilmente a questo livello forzatamente impreciso invenzione, intuizione, farla pendere un pochettino di più da una cosa più semplice, più naturale, mettiamola così, che non nell'altro punto di vista. Bene, grazie. Vediamo. Torniamo allora sulla chat. Se ci sono interventi diretti, il microfono è aperto. Io volevo proporre una domanda ancora della professoressa Mottola, in cui chiedeva se i francobolli, che lei ritiene molto belli, fossero pubblicati in occasione dei festeggiamenti dell'anno della matematica. Non sono sicuro, perché non riguardano solo la matematica, sono delle poste tedesche, le ho trovate in rete, ce ne sono appunto su Dedekind, Hilbert, Cantor e anche altri, ma credo anche al di fuori della matematica. Einstein non so se possiamo considerarlo al di fuori della matematica, ma credo ce ne sia una collezione. Dovrei indagare, perché a me i francobolli piacciono, ma non ho la pazienza di non sono un collezionista, ecco. Questi di matematica mi hanno colpito, quello di Cantor in particolare, e anche gli altri che ho mostrato, però mi spiace, non ho la competenza, e non mi sembra che non siano venuti in relazione, non siano usciti per questo appuntamento che è stato detto, però posso indagare, anzi lo faccio volentieri. Grazie.
Un'ulteriore domanda della professoressa Angela Donatiello, che è interessata ad approfondire la differente visione tra Hilbert e Poincaré e chiede se oggi a livello scolastico, nella didattica, quale delle due visioni converrebbe sviluppare maggiormente. Credo che l'approccio di Hilbert in qualche maniera cerchi di riparare a quelle che possono essere certi difetti del sistema euclideo. È noto, insomma, che Euclide ha una architettura formidabile nei suoi elementi, ma che qualche, come si dice, fallacia logica qua e là filtra. Quindi Hilbert rivede tutto, rimposta tutto, lo fa in maniera solida, rigorosa, e rimedia tutte le fallacie appunto precedenti. Il suo sistema credo che sia al di sopra di ogni sospetto. Però la sua impostazione è decisamente aristocratica, è decisamente astratta. Per lui punti, rette, piani, che sarebbero gli oggetti della geometria, che in qualche maniera uno vede, ecco, diciamo, la geometria tra le varie parti della matematica è anche questo pregio, che è più vicina alle nostre capacità sensoriali. Ecco, il suo approccio prescinde da questo. E sono concetti astratti, lui pone degli assiomi, dimostra dei teoremi, ma lui per primo dice: ma io questi assiomi andrebbero bene se invece potrebbero andare bene se invece di come si dice, di punto, retto e piano ci stessero tavole, sedie e boccali di birra, o poi in altre campo, amore, spazzacamini, insomma, ora, cioè, per dire, se quegli assiomi sono soddisfatti, a prescindere dal contesto in cui vengono soddisfatti, bene, tutta la mia teoria si applica, e come tale è una teoria che prescinde, insomma, dal contatto diretto con la geometria, chiamiamola così, spicciola, di punte, rette e piano. È un approccio, ripeto, assolutamente aristocratico e astratto, che si può apprezzare o non apprezzare, insomma, si può apprezzare per la sua eleganza, per la sua stringatezza, per la sua completezza. Si può non apprezzare per i motivi che appunto che Poincaré segnala. È chiaro che dal suo punto di vista Poincaré rigetta tutta questa sistemazione della geometria che prescinde appunto dal contatto con la natura, da quello che gli occhi ci rivelano. Se si è rivoltato in una maniera così netta contro la funzione di Weierstrass, ritenendola un mostro della logica, un mostro imposto dalla logica, logica in questo senso, in questo caso intesa appunto come artificio mentale, figurarsi se non poteva reagire in modo altrettanto pesante, se non più pesante, a proposito della geometria di Hilbert, e appunto le sue parole sono quelle che abbiamo letto, del resto famose, insomma. Non ho trovato quella frase che in genere gli viene riferita, in questo modo la geometria la fa anche un cieco, ma che ovviamente critica nei confronti di Hilbert, però credo che sia racchiusa in quella che ho citato, in cui si dice: a questo punto non c'è bisogno di vedere per fare geometria, e invece no, insomma, dal suo punto di vista bisogna vedere, bisogna toccare, insomma, gli oggetti geometrici si devono in qualche maniera inquadrare. Che poi non è di per sé un limite, è quindi un vincolo che rende incapaci di avere delle scoperte anche geniali. Anche i suoi contributi, no, sono fondamentali in geometria, non so. C'è una domanda che riguarda l'intelligenza artificiale di Ruben Sabbadini. Io sono la sintetizzo e poi eventualmente Sabbadini può intervenire. Dice che alla luce dei recenti sviluppi relativi sostanzialmente all'intelligenza artificiale, si è realizzata una sintesi, si può immaginare una sintesi fra i due aspetti, diciamo, di cui si è parlato, quindi dell'intuizione e della logica. E afferma Sabbadini: certo, l'intelligenza artificiale è più comprensibile con la visione di Poincaré.
la visione di Hilbert è stata sconfitta. Bisogna riconoscerlo? Dunque, io credo che Hilbert sia ancora segnalato nei libri di storia dell'informatica come uno dei primi, uno dei precursori appunto di questa scienza, perché la sua visione astratta di dimostrazione matematica, che è alla base appunto dello sviluppo della logica del Novecento, è anche in qualche maniera il modello della computazione informatica di adesso. Dimostrazione intesa come una sequenza finita di passi che si susseguono secondo certe regole, e l'ambizione appunto di Hilbert è di riuscire a fissare in modo chiaro tutte queste regole in modo da dimostrare tutte sola la verità, eccetera. Tutto questo è molto legato all'informatica e credo per certi versi anche molto alla lontana, forse anche all'intelligenza artificiale. Quindi per certi versi il rapporto di Hilbert sembra addirittura prevalente rispetto a Poincaré. Dopodiché mi rendo conto che ora gli orizzonti anche della logica sono un pochino più legati a diciamo così, alla difficoltà di cogliere la verità ultima, essenziale, ammesso che esista, e un pochino più legati alla varietà dei comportamenti. Quindi a cercare di conciliarsi, per esempio, con i dati statistici, eccetera, eccetera. Non si può essere solo così categorici da rispondere con un sì o con un no, e ci vuole un qualcosa forse di più sottile e di più legato poi al mondo e alle applicazioni. In questo senso sì, possiamo immaginare che tutto questo si concili molto meglio con la visione di Poincaré, che però, ripeto, precede di molto. Non capisco che non è affatto questo un indice decisivo, ma mentre Hilbert compare nei testi di storia della scienza, quando si va a dire lo sviluppo dell'informatica, Poincaré direttamente no. Poi nello spirito si può anche, nel senso che dicevo prima, pensare di sì. Bene, allora scorriamo ancora un po' se ci sono altri interventi. La professoressa, sempre la professoressa Rosa Mottola, cita relativamente alla frase "la conoscenza è vitale" la citazione del canto 26esimo dell'Inferno dantesco, in pratica la frase di Ulisse: "fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtude e conoscenza". L'intuizione e la percezione è innata nell'uomo, la sua continua ricerca si fonda su continue emozioni e sensazioni. Questa non è una domanda, è un'affermazione, ma chiedo a lei, professore, se vuole aggiungere qualcosa a questa frase della docente. Beh, io, sì, la trovo assolutamente appropriata. Credo che insomma un aspetto Dante che colpisce questa sua predisposizione, no, verso la cultura, ma anche verso una cultura che sia patrimonio dell'uomo e di ogni uomo, e questo si può notare sia dal punto di vista poetico, nelle nuove forme compositive, Dulcis in Nuovo, si può notare nell'uso della lingua volgare. Ha scritto anche in latino e sapeva il latino, e però appunto preferisce certe opere scrivere in volgare perché tutti gli uomini devono partecipare del convivio della conoscenza. E certamente Ulisse è figura di questa curiosità, no? Si va addirittura a varcare i confini del mondo
ma anche i confini, non solo i confini delle colonne d'Ercole, insomma, a entrare una sorta di impresa blasfema in quello che dovrebbe essere il mondo divino. E c'è questa inquietudine, questo desiderio di conoscere. È vero che in Dante, almeno nel Paradiso, colpisce al contrario questa sorta di salda visione, no? di certezza, di tutto, almeno per quello che lui comunica nei suoi versi, di tutta la visione cosmica completa che lui presenta, l'al di qua, l'al di là, eccetera, e che lui sembra veramente credere in maniera ferma. Vabbè, lì, ecco, in questo caso sono due aspetti che sembrano stridere, ma che certamente si compensano e compaiono entrambi nei suoi versi, nel suo pensiero. Bene. E tornando sempre al discorso, diciamo, il collegamento che è stato fatto ora con Dante, noi avremo fra poco una conferenza che riguarderà Dante, sarà la conferenza di Bischi sul Dante scienziato e Galileo scrittore. Cioè passano diversi secoli però fra l'uno e l'altro, però immaginare uno scrittore che fa scienza è molto più difficile immaginare uno scienziato che è anche scrittore. Su questa osservazione, che diciamo è un'osservazione della realtà, diciamo, tu che cosa potresti aggiungere? Beh, dove che su Dante scienziato, matematico, ci sono stati tantissimi contributi di valore, appunto Gianitalo Bischi, Bruno D'Amore. Tra l'altro anche, come si chiama lì, anche Severi ha scritto molti anni fa, credo intorno al 1950, un articolo all'interno di una raccolta di saggi di pensatori e scrittori letterati, ecco, dell'epoca, di grandissimo valore. Ah, c'è anche il suo contributo su Dante. Tra l'altro Severi era aretino, quindi un nemico di Dante, fiorentino almeno all'epoca, cioè Arezzo era nemica di Firenze in quell'epoca là. Dunque, il rapporto tra Galileo e Dante so che è certamente notevole, c'è quell'opera giovanile, quello studio giovanile che Galileo fa sulle dimensioni dell'inferno di Dante, perché gli era stato commissionato dall'Accademia Fiorentina, c'erano due modelli diversi a confronto, no? Uno partorito a Firenze e uno a Venezia, quindi si voleva in qualche maniera attestare la superiorità di quello fiorentino, e lui fa questo studio giovanile delle misure dell'inferno, che credo si trovi ancora, eccetera, qualche imprecisione, per carità, imprecisione a livello di Galileo, quindi vuol dire cose comunque di grandissimo valore in assoluto. Comunque, ecco, c'è questo rapporto di Galileo con Dante che colpisce. Quanto poi al fatto che sia più facile per uno scrittore trattare di scienza che non viceversa, non dipende, secondo me non mi sentirei di fare un discorso assoluto. Credo che ci siano ottimi esempi nell'uno e nell'altro campo e pessimi esempi nell'uno e nell'altro campo. Certamente, diciamo, se vogliamo andare tra i migliori, Dante da una parte e Galileo dall'altra ci stanno, insomma. Dante come scienziato è un po' la figura, no, che vediamo, che ho cercato di scrivere poco fa, insomma, è una scienza diversa, meno specialistica. Lui sa un po' tutto perché è la scienza del suo tempo, che per certi versi si apriva a tutto sulla base appunto delle arti liberali del Crivio e del Cardinio. Dopodiché, insomma, è anche vero che la matematica del tempo di Dante era piuttosto miserella, insomma, qualcosa di Euclide, pochissimo d'Archimede, forse nulla, eccetera. Quindi
comunque ripeto, non mi sento ecco di fare, mi vengono in mente, ora non sto a farli tutti, un po' l'ho detti prima, ma esempi sia di scrittori che hanno ben esercitato lo studio della matematica e viceversa. Se devo essere onesto, mi sembra più facile il secondo caso, cioè che sia più facile che uno scienziato scriva bene, che non il contrario. Però mi sembra che ci siano, ripeto, dei casi esemplari nel bene e nel male, nell'uno e nell'altro campo. Bene, allora se in chat non, al momento non ci sono altre domande, se non ci sono interventi a viva voce. Sì, sì, io vedo qui Galileo può essere ritenuto un ottimo scrittore, certamente sì, se non ricordo male Gianita Nobischi probabilmente dirà che Calvino lo riteneva superiore a Dante, se non ricordo male. Qui vedo Sinisgalli, Gadda, sì, tanti, anche Calvino stesso, eccetera, insomma, sono tutti esempi di... caso Sinisgalli e Gadda si tratta di due ingegneri con passioni per la matematica. E Calvino sì, forse non contatto così diretto, ma insomma ripeto ci sono tanti esempi della letteratura italiana e anche della letteratura mondiale. L'esempio di Solzhenitsyn dal punto di vista diciamo matematico, che il livello qual era stato, come si configura come matematico? Dunque no, credo che abbia anche insegnato matematica, abbia avuto la laurea in matematica e fisica, poi abbia insegnato, poi insomma, sappiamo com'è andata la vita di Solzhenitsyn, insomma. Ha parlato male di Stalin una volta e l'ha scontata amaramente e per anni. Nelle sue opere, dunque, mi sembra che accenni alla matematica ci siano. Nel reparto C c'è uno di questi pazienti dell'ospedale che studia stereometria, non studia propriamente matematica, ma parla di piccoli teoremi, di problemi di stereometria. In certi racconti il personaggio principale è un professore di matematica. Credo nel primo cerchio, nel romanzo del primo cerchio, ma lì è un po' l'ambientazione che lo giustifica, no? Si parla di una specie di prigione per scienziati, no? Quindi insomma, stanno un pochino meglio, però sono chiamati a lavorare, a svolgere ricerca appunto per lo Stato, per la comunità, e lì ci sono decisamente dei matematici, ci sono delle citazioni, delle frasi di matematica. Però a me il passo più bello di quel libro, il capitolo più bello, parla sempre di un matematico, anzi protagonista matematico, ma è quello che poi si pubblicò su Prisma qualche tempo fa, forse un annetto fa, la rubrica di letteratura, di un matematico che sì, insomma, ha questo sussulto di coscienza per cui dice, per non scendere a patti con se stesso, preferisce finire in una carcere più duro che non condiscendere i potenti. E quindi diciamo quel brano lì, sì, c'è il matematico, ci sono riferimenti matematici, ma l'aspetto principale è quello umano.